aspettiamo a questo punto certamente l'esito è a favore di Fiorio nella somma dei tempi dei sei giri. E ora, attenzione perché c'è una bella sfida. Due derby integrali in campo. Sì? Ma cosa è successo? Lui è che viene l'altro in modo là. Insomma, dei tempi dei sei giri a favore di Ogliari di due tizi di secondo. Giacomo Ogliari gira bene, veloce anche se ora ampio la sua trattoria di guida, tornantino destro per lui mentre affronta il sicuro più veloce. Davvero eccitante questa sfida, due vetture identiche, due tempi integrale gruppo A. Partenza dalla zona nord del tracciato per Giacomo Ogliari con la linea centrale del team maschi Varese Corse, mentre col suo amuleto, il pupazzetto che vedete sul tettuccio della testa bianca, l'amuleto come molti dei pilotti gareggiano con un portafortuni in auto o dentro o fuori dall'auto. Per Gasparini vediamo il pupazzetto sul tettuccio. Gasparini sul proiettori vedete da 100 watt l'uno a illuminare il tracciato. Parte di Giacomo Ogliari, osserviamo questo primo tiro, osserviamo attenzione i due forti, i portacolori dei due, delle due scuderie di Varese, nord-ovest e Varese Corse. Guida pulito, fine, ora pensiamo Giacomo si in testa. Pochi metri, vediamo. Quest'anno Giacomo Ogliari si è esibito con eccellenti risultati nella rally europeo Mille Miglia, sempre nel contesto del team maschi con la Renault Megane Maxi Varese Corse. Poi ha gareggiato anche nella gara Rally di Lugano internazionale, un 103 minuto internazionale con la Renault Megane Maxi del team maschi. Pensiamo possa gareggiare la Rally europeo Larga Florio a metà del mese di novembre. Ha vinto lui. E il vantaggio Giacomo Ogliari, pensiamo ma ora attenzione perché dovremo osservare la somma dei tempi dei sei giri. Vittoria prima manche per Gasparini, vittoria seconda manche per Ogliari. Bravissimo Emiliano prima manche, bravissimo Giacomo nella reazione, pronta reazione del forte pilota varesino. È una macchina proto con, vedete,